Instagram e gli account disabilitati. Che cosa sta succedendo nelle ultime settimane, anche direi nell'ultimo mese? Sembra veramente cambiata politica da parte di Instagram, è diventato veramente molto più rigido e adesso disabilita in maniera permanente l'account per qualsiasi cosa. Quindi ci sono due possibilità: fate magari un commento sbagliato, postate qualcosa di sbagliato, viene disabilitato e va in revisione, quindi pending review, dove dice in 24 ore vi faranno sapere, non vi fanno mai più sapere nulla. Quando passa più di 24 ore o anche più di qualche ora, vuol dire che il ban è già diventato permanente. E l'altra cosa, se no vi rispondono in maniera automatica dicendo che il ban è permanente. In teoria voi cosa fate? Una volta che siete disabilitati, fate un appello in app dove qualcuno dovrebbe controllare se l'account ha violato le linee guida o no. Però la verità è che ormai è tutto gestito da un bot e viene chiuso in maniera proprio automatica. Questo è qualcosa di assurdo, aggiungerei, perché comunque non c'è proprio più controllo, sembra veramente il supporto sia ai minimi storici, gli account sono recuperabili, ma sono casi, ormai tutti i casi sono tutti casi molto più difficili, ce l'hanno integrità e identità autentica. E che dire, dovete stare estremamente attenti come lo utilizzate, perché perdere l'account adesso su Instagram è più facile che mai, recuperarlo è più difficile che mai. Quindi occhio a cosa postate e se avete bisogno MDG Social Media in Telegram.